Nel mondo dei veicoli elettrici tutto si evolve e voi vi ricorderete che qualche anno fa noi abbiamo fatto un servizio con Yulie e questo progetto MIA, che ricordo era stato sponsorizzato e seguito da Ségolène Royal in Francia. Adesso, come dicevo, tutto si evolve, questo progetto è diventato tedesco e siamo con il signor Murat Gunak, che è manager di questa nuova azienda. Good morning, I present the company and the project from the old time in France, now became German, and we would like to know more about this new development of the project. The MIA is a complete new project, it's a complete new company. MIA è un progetto e un'azienda completamente nuova dedicata al 100% all'auto elettrica e l'obiettivo è quello di entrare nel mercato dell'auto elettrica con un veicolo utilitario, pratico e non costoso. E qui presentate tre diverse versioni dello stesso veicolo. Sì, presentiamo tre diverse versioni di MIA, quella a passo corto dietro di noi, se vogliamo la versione base, da tre posti. Poi c'è la versione lunga da quattro posti e la versione da carico. Questi veicoli sono già omologati oppure sono ancora in processo di sviluppo? No, queste auto qui presenti sono già in produzione. Abbiamo iniziato la produzione e la prevendita, ma le consegne inizieranno nel mese di giugno prossimo. E questa è la vettura definitiva, ovviamente già omologata con crash test e tutto il resto. Which is the price? Qual è il prezzo per il mercato tedesco? The price of the MIA for the German market is... Il prezzo di MIA per il mercato tedesco con le batterie è di 19.500 euro, incluse le tasse, e in Francia il prezzo della stessa auto è di 15.600 euro, perché il governo francese incentiva l'acquisto. And, you can tell us about... Ci può dire qualcosa riguardo i dati tecnici? So che lei è un tecnico e noi ovviamente siamo curiosi. Non c'è molto da parlare di tecnica, perché lei sa che l'auto elettrica è molto semplice, non è una tecnologia complicata. Quello che è importante da sapere è che noi abbiamo una grande fortuna di aver costruito quest'auto da zero, perché è stata costruita per essere elettrica e la cosa più importante è il peso. Il peso, il peso e ancora il peso. Noi abbiamo batterie non ingombranti per essere pratici e questo è uno dei segreti. Quindi il peso dell'auto, incluse le batterie, è di 750 kg e questo ci ha permesso di avere batterie di 8 kWh con motore di 18 kW. Per questo abbiamo potuto produrre l'auto e lanciarla sul mercato a un buon prezzo finale. È omologato come auto o come quadriciclo? No, è omologata come auto.